Senti, appunto, per evitare il ghirignao, sempre in agguato, soprattutto al cinema, dovremmo dire, c'è un minimo di naturalezza obbligata, anche se non si fa del naturalismo, anche se magari si recitano i ruoli, anche se la parte invece richiede anche quella distanza, insomma, no, che molti grandi registi mettono fra il personaggio. Però tu vai, come dire, incessantemente, credo, a caccia di stimoli, di idee, sei poi, essendo un attore, come dire, un attore come un pianoforte che si suona da solo, sei strumento ma anche esecutore, perché sì, c'è qualcuno che ti dirige, ma poi sei tu a fare, cioè, quelle cose. E appunto, nella tua caccia quotidiana di idee, di cosa osservi, di cosa incameri, di cosa poi rielabori, c'è una specie di grande magazzino interiore, no? Immagino. Sì, dici molto bene, la naturalezza è esattamente lo scopo, è veramente il massimo a cui si tende. Ma quando si dice naturalezza, non si dice quel mangiarsi le parole che fanno purtroppo gli attori, soprattutto i giovani in televisione, a cui nessuno dice: guarda che nella vita se ti mangi le parole così, ti dicono, come hai detto, ti spiace ripetere. No, non glielo dice nessuno. E lo spettatore poverino, no, dice: cosa avrà detto? No, la naturalezza significa sentire la musica della naturalezza, che naturalmente è infinitamente varia, perché ognuno ha una sua naturalezza, però nel discorso intervengono comunque delle variazioni che sono poi quelle che ti permettono di sembrare naturale se tu le fai, ma per farle le devi studiare, esattamente come dicevi, un pianoforte che suona una musica deve studiare le note. E studiare la naturalezza è come studiare le note e metterle giustamente insieme in modo che corrispondano a quello che vuoi rappresentare. E quindi è esattamente l'opposto che cercare di mettersi psicologicamente in una condizione di naturalezza in scena, perché non potrai mai essere veramente naturale in scena, perché la tua naturalezza in scena vera sarebbe di dire: ma che faccio qua? Come mai sono qui? Cosa vuole quello lì? Perché mi guardano? Ecco, una persona che fosse veramente naturale in scena si comporterebbe come qualunque di voi o di noi che venisse messo sulla scena, mentre invece, e questo vale anche se sta seduto a un tavolo in una sala di prova, mentre invece la rievocazione, appunto, ecco perché il compito è quello di ascoltare e di immagazzinare le cose che si sentono, perché poi l'attuazione consiste nel rievocare le cose che si sono sentite e che si sono fissate in quel registratore che abbiamo in testa. E questo avviene in un modo che a volte può essere anche inquietante, perché ti può far capire di essere caduto in una specie di deformazione professionale. Anche qui, per fare un esempio che invece non è molto divertente, io mi è successo di trovarmi in situazioni di grande dolore e di nello stesso tempo dirmi: io quando sono molto addolorato emetto questi suoni, dico le cose in questo modo, che fa veramente paura, perché non riuscire neanche a essere veramente spontanei, liberi da obblighi espressivi quando si è in una condizione così assoluta come un grande dolore, ti fa capire che sei veramente un po' fuori della realtà. D'altronde c'è poco da fare, ma l'attore per restituire la realtà deve starne fuori e guardarla, lo diceva anche Diderot, quindi posso dire pure io.
c'è una specie di terzo occhio che non si chiude mai, insomma, sì, insomma, tu viene d'occhio. Lui diceva, se uno piange non può far finta di piangere.